Non sappiamo molto riguardo questa entità. È stata scoperta di recente ed è diventata abbastanza popolare all'estero. In Italia non ci sono ancora stati avvistamenti, quindi quello che state per vedere potrebbe essere uno dei primi avvistamenti o fatti che ne confermino la presenza, appunto. Leak è un'entità simile alle altre, come Irmen, Null, Entity, però questa si dovrebbe aggirare nei pressi delle Magioni e nelle Woodland. Si dice anche che sia il figlio di Irmen stesso. Per riconoscerlo è semplice, basta vedere la sua skin con la maschera bianca e nera e la skin sotto la maschera dovrebbe essere una standard di un player normale. Per quanto riguarda il nostro primo incontro è stato fatto molto tempo fa, appena Minecraft è stato aggiornato alla 1.11 e sono state inserite appunto le magioni nelle Woodland. Noi siamo andati subito a cercarne una e abbiamo trovato questa magione, perché appunto volevamo vedere questo update come fosse. Durante l'esplorazione non lo sapevamo, ma in questa magione c'era anche una stanza molto rara, definita come altare. La figura potrebbe ricordare la maschera di Leak, e questa potrebbe essere una tomba, forse addirittura la sua o quella di Herobrine. Passiamo ora a fatti strani che potrebbero confermare la presenza di Leak in un mondo di Minecraft. Infatti, se anche voi volete provare a cercarlo, vi consiglio di seguire questi passi. Sicuramente un segno potrebbe essere il portale del Nether, un po' particolare, con una forma a croce e dei blocchi in diamanti ai lati. Anche noi abbiamo provato a farne uno, visto che non siamo riusciti a trovarne uno già fatto da Leak, perché in teoria dovrebbe farli lui, però abbiamo voluto provare a farne uno noi, magari se ci portasse da qualche parte. Ma non ha funzionato chiaramente perché non si può accendere con questa forma, e se lo facciamo doppio ci porta semplicemente nel Nether, quindi questo non so dirvi quanto sia vero. Si dovrebbe più che altro trovare già fatto e acceso. Un altro segno sono delle croci di Bedrock nella Woodland, spesso accompagnate con degli incendi, e questo noi l'abbiamo trovato addirittura in live. Un attimo che... Beh, vabbè, guardiamo la foresta un attimo, allora. Provate a scrivere dove c'era fuoco, se ve lo ricordate. Sì, però devo orientare un po' un problema. Non vedo nulla con che va a fuoco. Non è che era un mob, magari, ma ha respawnato in modo strano. È strano, però comunque molti lo stanno Eh no, scrivendo. allora c'è qualcosa. Ok, ah, è vero, là in fondo. Ah, è il posto dell'altra volta dove c'era già della luce strana. Sì, c'era fuoco. Sta andando fuoco là, in effetti. Vabbè, andiamo a controllare in questa direzione, se non sbaglio. Sì, andiamo, tanto. Ma non era il punto dell'altra volta dove c'erano già degli alberi bruciati, perché adesso la lava l'avevamo fermata, mi sembra. Wow. La continua, sì. C'è tutta una parte continua qua, a bruciare. Vabbè, fermiamo il fuoco, che non arrivi fino alla magione, cavolo. Non c'è magari qualche pozzo di lava vicino? C'era un pozzo di lava, però no, non qui. Almeno sì, ma non è, cioè questo non sembra il posto dell'altra volta. No, sono andato a fuoco. Va Mi dicono che bene. c'è una croce di bedrock. Se è dove? Un'ananzi di ossidiana, non Di so. Però ossidiana? comunque c'è una croce. L'hanno vista sul serio? È Bedrock questo? Sì. Cavolo, l'ho visto adesso io. C'è anche stato un episodio simile a questo di un incendio nella foresta e abbiamo anche fatto un'altra scoperta, parecchio inquietante. Anche perché tu un cartello l'avevi già lasciato, ma poi non l'abbiamo più ritrovato. Esatto, sì. Allora direi di scendere un attimo. Dove si scende? Di qua. C'è un fuoco? C'è la foresta che va a fuoco da un'altra parte! Sì, c'è un casino di lava! Come abbiamo fatto a non vedere sta roba quando siamo arrivati? Cavolo, siamo arrivati dalle montagne noi! Andiamo subito fuori. No, stavolta non voglio fare errori, vado subito là, non mi interessa. Più Ma lava come abbiamo visto ieri? o meno, questa sembra anche peggio. Adesso vedrai comunque. Torce, ce l'abbiamo. Allora, meglio facciamo. Oddio.
Adesso vado subito, non mi interessa minimamente. No, è peggio sta roba, guardate che roba. Ma non è neanche partito da tanto. Vabbè. Sì. Ma è possibile che prima non l'avessimo visto? Siamo noi vogliamo sempre, arriviamo sempre sopra le montagne là, perché andiamo sempre verso nord, nord. Se, infatti di là è sud se guardiamo. Infatti sì, sud, perché noi andiamo a nord, la maggiore a nord. Mi ricordo sempre le montagne, che c'è un passaggio. C'è tutta una zona qua che brucia. Guardate quanta lava. Sì, non è normale sta roba. Questa è tanta lava, altro che quello di ieri. È qua, mi sa. Andiamo subito. Che cavolo c'è là? È no. È quello che ho visto. No, che non l'abbiamo controllata questa. No, per forza. Cavolo, quello era Aerobrine. Cioè, Aerobrine dentro una caverna. Non c'entra, no. Non eravamo entrati lì prima, no? Non ci eravamo passati da qua, no? No, era assolutamente lui, non c'è dubbio. No. Oddio. Allora, entriamo o no? Cosa facciamo? Io direi di entrare. Assolutamente. È ancora lì? Ma che cavolo di roba è? Prova magari a avvicinarti non guardandolo. Vado in retro? Che cavolo faccio? Vado in retro. Ok, vedo la testa. Ma è la testa! Cioè vuol dire che soltanto la testa e non c'è il corpo? C'è la testa! I will not forgive you. Cavolo, questa allora è la risposta di Vic, assolutamente. Ci ha tolto tutti i dubbi. Non ti perdonerò. Comunque sì, tradotto, non ti perdonerò, in effetti, sì. Questa probabilmente è la conferma della sua esistenza. Il tutto ovviamente era caduto in live.